Buongiorno a tutti. È veramente per me un piacere e anche un onore poter presentare questa tecnologia innovativa IMAP che è stata realizzata dalla società Ultraviolet, che ha proprio scelto di attivare sperimentalmente questa nuova tecnologia e di regalarla a Palazzo Farnese per favorire i visitatori che ci auguriamo possano essere più numerosi, soprattutto l'anno prossimo in occasione dell'Expo. La collaborazione tra la società Ultraviolet e il Comune nasce nel 2013 grazie alla collaborazione con il vice sindaco e il professor Francesco Timpano, a cui passerò poi la parola. Io voglio fare semplicemente dei ringraziamenti. Ringrazio veramente la società Ultraviolet e soprattutto il dottor Marco Boeri, che si è impegnato moltissimo, e la giornata di oggi è proprio anche il frutto di un lavoro, diciamo, collettivo. Quindi i musei di Palazzo Farnese hanno lavorato con il dottor Boeri e la sua società e con i sistemi informativi, e di questo ringrazio il dottor Pasinelli. Ringrazio poi di cuore anche il mio personale e in particolare la dottoressa Daniela Tagliaferri, che ha seguito passo passo tutto il progetto, e una nostra collaboratrice, la dottoressa Francesca Fabbri. Ora do la parola al professor Francesco Timpano. Grazie. Sì. Ecco, ci sono? Sì. Buongiorno a tutti, benvenuti ovviamente in questa bella cornice. Ed è per me veramente una soddisfazione questa iniziativa di stamattina, poi anche con così tanto pubblico e anche di prestigio per noi. È una opportunità formidabile perché si concretizza anche un percorso che abbiamo avviato anche come amministrazione comunale insieme a Piacenza Expo e anche alla Camera di Commercio, che è stato quello di cercare di valorizzare le tante idee che provengono normalmente da giovani, ma non solo, evidentemente da giovani, che in questa città stanno investendo sull'innovazione, sulla conoscenza, sullo start-up d'impresa. Quindi in un momento di crisi c'è chi intorno a nuove idee, a nuovi prodotti, sta creando impresa, si sta mettendo in gioco e sta producendo innovazione che poi ha anche un impatto concreto e avrà un impatto concreto sempre di più nella vita non solo della nostra città, ma in generale, in questo caso per esempio nella fruizione di beni culturali. La storia con Marco Boeri nasce dal fatto che l'anno passato abbiamo avviato appunto questa iniziativa, una piccola iniziativa tutto sommato, che era la Startup Piacenza, che si inseriva dentro l'iniziativa regionale promossa da Aster e da Spinner della Startup Emilia Romagna, e appunto in quel contesto abbiamo incontrato Marco Boeri, che ha vinto quella Startup, la Startup dell'anno scorso, risultato il vincitore con questa idea che poi oggi presentiamo concretizzata come applicazione su Palazzo Farnese. Quindi voi potete capire quanto per noi sia importante che una, appunto, idea che era stata premiata in quel contesto come un'idea innovativa, un'idea di impresa innovativa, addirittura adesso si trasforma anche come una grande opportunità, una formidabile opportunità di miglioramento della fruizione di questo palazzo. E credo che questo sia, diciamo, in questo modo abbiamo, credo, appunto, raggiunto due obiettivi importanti: l'uno, quello di sostenere l'innovazione nella nostra città. Vi assicuro che questa esperienza, lo dico ai piacentini, ma lo dico anche a chi viene da fuori Piacenza, questa esperienza ci sta permettendo, perché tra qualche settimana premieremo i nuovi tre vincitori, e guarda caso, tra l'altro, il vincitore di quest'anno, il primo di quest'anno, si occupa di nuovo di fruizione del territorio, di fruizione della città, di turismo, di beni culturali, lo presenteremo più avanti, e questo non è, secondo me, un caso. Dicevo, da un lato abbiamo appunto questa
questa possibilità di promuovere innovazione e dall'altro di migliorare la fruizione del nostro patrimonio culturale. E quindi anche nella prospettiva del prossimo anno, dell'Expo 2015, questo mi sembra veramente un risultato estremamente, estremamente importante. Noi stiamo investendo sull'Expo 2015 nella speranza che questo possa essere un evento di impatto anche sul nostro territorio. La strumentazione che abbiamo qui oggi e che presentiamo oggi è certamente, va nella direzione di migliorare la qualità e la connotazione smart della città, che è un po' il percorso che ci siamo dati e che su cui cercheremo, diciamo, di proseguire come amministrazione anche nei prossimi mesi e nei prossimi anni, soprattutto in vista dell'Expo dell'anno prossimo. Io ringrazio ovviamente tutti, ringrazio anche i miei colleghi, sono qui assessori, l'assessore Albasi che ha seguito ovviamente questo percorso per il suo ruolo di assessore alla cultura e al turismo, l'assessore Tarasconi per la parte che riguarda la struttura e i sistemi informativi che hanno supportato anche questo percorso devo dire appunto, in effetti questo è un gioco di squadra anche dei nostri uffici che hanno lavorato poi per ottenere questo risultato. Per ultimo ovviamente ringrazio Marco Boeri, ringrazio Ultraviolet che appunto si sta affermando anche perché la sua idea ha generato un'ulteriore crescita dell'impresa. Adesso io ho scaricato già l'app, adesso cercherò di utilizzarla subito, mi pare che funzioni al meglio, e quindi diciamo anche questo, che in fondo è un primo esperimento, anche se so che Marco già sta sviluppando altri prodotti in questa direzione e altre applicazioni in altri contesti. Ecco, soprattutto il ringraziamento va a lui perché ha voluto donare alla nostra città questo servizio, e quindi certamente a lui va il nostro grazie per questa scelta che ha fatto. Allora, il dottor Boeri. Allora, il dottor Boeri ci spiegherà adesso nel dettaglio questa nuova sperimentazione. Buongiorno anche da parte mia, grazie dell'ospitalità a Palazzo Farnese, grazie a belle parole del professor Timpano, e devo dire la verità, quando abbiamo immaginato di fare una presentazione della tecnologia non ci immaginavamo di avere così tanto pubblico, per cui siamo per ora molto soddisfatti e speriamo che lo siate anche voi alla fine della giornata. Vi racconto un pochino come è nata l'idea. L'idea è nata in un viaggio a Parigi. Ho visitato il Louvre quando si entra al Palazzo del Louvre si riceve un lenzuolo matrimoniale con la mappa, e se uno non cerca mi sembra siano 24 opere che sono mostrate, che sono quelle più popolari, è molto complicato riuscire a trovare quello che si cerca nello specifico. Così tornando a casa ho pensato, si potrebbe provare a fare qualcosa che funzioni con quello che hanno tutti, perché tutti hanno ormai, quasi tutti, uno smartphone, e realizzare qualcosa che guidi i visitatori e gli fornisca informazioni su quello che di volta in volta incontrano lungo il loro cammino. E come ha detto il professore, ho partecipato con questo che era un embrione di idea alla Startup, e è andata abbastanza bene perché abbiamo vinto la sezione piacentina l'anno scorso. Un po' con i proventi del premio dell'anno scorso, un po' con idee, insomma, fondi trovati qua e là, abbiamo realizzato un primo prototipo che però era molto molto semplice, utilizzava soltanto i QR code, che sono quei, chiamiamoli, codici a barre quadrati, ma era molto macchinoso, molto poco fruibile. Finché a luglio del 2013 Apple ha presentato al mondo il sistema operativo iOS 7, e nella presentazione c'era questa parola magica che è iBeacons, che è più è passata inosservata, ma andando ad analizzare è stata quella che ha fatto svoltare IMAP, l'ha fatto diventare qualcosa di realmente innovativo. Un po' casualmente, grazie alla seconda classificata della Startup dell'anno scorso, e in una situazione assolutamente informale perché eravamo in spiaggia, ho incontrato l'amministratore di Tualba, che è un'azienda piacentina che sviluppa software per le banche e per l'amministrazione pubblica, ma non solo,
Evidentemente l'ho convinto della mia idea e ha deciso di investire insieme a un investitore privato in Ultraviolet, aiutandomi a trasformare le idee in progetti concreti. Così concreti che quando era quasi terminata lo sviluppo, parliamo di giugno, il comune ha partecipato allo SMAU di Bologna e il progetto è arrivato in finale tra le migliori idee di Emilia Romagna, Toscana e Lombardia, se non ricordo male. Quindi è stato un ulteriore riconoscimento alla bontà dell'idea, un'ulteriore validazione. Questo è IMA. Gli spazi chiusi spesso ci disorientano e confondono. Pensate a una fiera, un museo o un grande centro commerciale. La mappa non è sempre di grande aiuto e le audioguide sono a volte noiose ed imprecise. E che farsene di tutti quei volantini pubblicitari e coupon? Immagina se fosse la fiera stessa a condurti allo stand che stai cercando. Se fossero le opere d'arte che stai guardando raccontarsi. Se potessi ricevere solo offerte pensate su misura per te. IMAP dà vita agli spazi interni. Che lo faccio sentire da vicino dopo, purtroppo la è possibile collegare contenuti multimediali ad aree precise, precedentemente mappate, permettendo così all'ambiente di comunicare direttamente con l'utente attraverso qualsiasi smartphone o tablet. IMAP, oltre ad essere un efficiente navigatore capace di condurti a destinazione nel modo più rapido e semplice, è anche una guida efficace e completa, che ti fornisce dettagliate informazioni su quanto ti circonda e mette a tua disposizione ricchi contenuti multimediali. Inoltre, riconoscendo i percorsi scelti, IMAP seleziona le promozioni e le offerte più adatte alle tue esigenze. Tutte le funzionalità sono disponibili direttamente sul dispositivo del visitatore, evitando ai gestori delle strutture inutili costi di gestione hardware e permettendo all'utente di avere tutti i contenuti sempre a disposizione, anche dopo la visita, rendendo così l'esperienza più duratura e coinvolgente. IMAP, Indoor Mobility App. IMAP, contrariamente a quello che può far venire in mente il nome, non è un'app vera e propria, ma è una tecnologia che è compatibile e si integra con tutte le app per smartphone, per phablet, che sono quella via di mezzo con i telefoni molto grandi, o tablet, per Apple, a partire dall'iPhone 4S in poi e l'iPad 3, e vuol dire oltre il 90% del mercato attivo in questo momento, e per gli Android dal 4.3 in poi. Siamo attualmente poco sopra il 30%, ma la crescita è del 5% al mese, quindi nel giro di pochi mesi avranno una diffusione molto ampia. Io da qualche minuto che parlo vi parlo di beacons, se non vi ho ancora detto cosa sono. I beacons sono questi oggetti qua in mano. Sono dei piccoli emettitori Bluetooth che utilizzano la tecnologia Bluetooth 4.0 o BLE, Bluetooth Low Energy. E la caratteristica, tra le altre che hanno, è quella di consumare pochissimo le batterie, perché una batteria può durare fino a 2 anni e hanno un raggio d'azione che va da pochi centimetri fino a 70 metri. Tutte le volte che uno smartphone entra nel raggio d'azione di uno di questi beacon, sullo smartphone stesso si scatena un fenomeno, che può essere di volta in volta una notifica, la comparsa di un'informazione, insomma quasi quello che si vuole. Per fare questo, appunto, il beacon intercetta, il telefono intercetta il segnale del beacon e attraverso una rete wifi o la rete cellulare invia a un server su cui noi abbiamo già, attraverso un pannello di controllo CMS, caricato tutti i dati da abbinare ai singoli beacon, fa la richiesta di che cosa vuol dire questo codice e il server compie la segnale, il percorso inverso e di conseguenza viene caricato il contenuto. Questa architettura, per arrivare a questa architettura abbiamo ragionato molto. I vantaggi che ci dà sono innanzitutto di avere un'app molto leggera da scaricare, perché i contenuti vengono chiamati di volta in volta, e al tempo stesso ci dà la possibilità di aggiornare le immagini, i testi o i video praticamente in tempo reale. Quindi il vantaggio è sia per il visitatore che per l'ente che decide di utilizzare la nostra tecnologia. In più, il sistema di navigazione integrato in questo modo è comune sia per la piattaforma Apple che per la piattaforma Android, abbattendo di molto i costi di produzione, quindi i costi di vendita. A cosa serve? Fondamentalmente in questa sede serve a fornire contenuti multimediali
vedrete oggi dei testi, ascolterete degli audio, vedrete dei video, ma possono essere caricate anche delle ricostruzioni in 3D, delle animazioni, dei morphing, quelle operazioni per cui passi da un'immagine ad un'altra vedendo l'evoluzione nel tempo. E tutte queste informazioni sono legate a dei punti di interesse, in questo caso una selezione di opere della Pinacoteca di Palazzo Farnese. La visita è evidente che diventa molto più coinvolgente perché è il luogo stesso, come diceva il video, a raccontare se stesso. Ogni volta che noi ci spostiamo riceviamo un'informazione come se fosse realmente il quadro a fornirla. E in più la fruizione si allunga nel tempo perché è possibile programmare la visita in anticipo e, lo vedrete dopo, inserire le opere tra i preferite, quelle che interessano di più, e continuare la fruizione del servizio una volta tornati a casa, non come viene con le comuni audioguide che si noleggiano all'ingresso e si restituiscono alla fine, senza portare nulla a casa. È possibile, grazie a questa tecnologia, fare del marketing di prossimità, cioè inviare delle notifiche personalizzate se il sistema, in questo caso non lo è, ma abbiamo dei prototipi già che lo fanno, richiede la registrazione del cliente e magari è già presente una profilazione, si possono fornire delle notifiche personalizzate sia a livello di riconoscimento dell'utente ma anche delle proprie esigenze e dei propri gusti, soprattutto per il settore del commercio. Ed è utile anche per monitorare i comportamenti del pubblico all'interno degli edifici, quindi sapere quali sono i percorsi più battuti e quali sono i punti di interesse che hanno realmente più interesse per le persone che visitano il palazzo. Ultima macro funzionalità è quella che in realtà era stata il germoglio dell'idea, la navigazione indoor, per cui vedrete dopo c'è una mappa interattiva sulla quale sono posizionati tutte le opere e i punti di interesse del museo, e in questo modo verrete guidati da una parte all'altra del museo con un sistema molto semplice e molto immediato, simile se vogliamo alla navigazione GPS presente su quasi tutte le automobili. Il tutto, e non basta, con un sistema affidabile e molto economico, perché un po' l'architettura, un po' il costo dei dispositivi Bluetooth rende l'intero pacchetto veramente disponibile ai portafogli, diciamo, anche più piccoli. Cosa vedrete tra poco? Innanzitutto vedrete la prima installazione italiana, la prima app per un museo su Store. Esiste un altro museo italiano che utilizza la tecnologia dei beacons, ma la fa funzionare solo sui loro dispositivi, sui loro iPad, che hanno la stessa fruizione delle audioguide, sono solo ovviamente più belli. Noi siamo i primi a dare, il primo museo in Italia a fornire questo servizio a tutti i visitatori sui loro dispositivi. Siamo uno dei primi 10 musei in Europa per la tecnologia Apple, ma siamo soprattutto il secondo museo al mondo, preceduti di poche settimane da un museo olandese, per la piattaforma Android. Quindi siamo veramente pionieri di questo. Difatti alla fine del giro vi chiederemo di compilare, se avrete voglia, un piccolo questionario per aiutarci a capire quello che è migliorabile, perché sicuramente ci sarà qualcosa di migliorabile, e quello che invece ha funzionato. Allora, vi ho parlato prima della mappa interattiva. Questa è la planimetria della Pinacoteca di Palazzo Farnese. È interattiva perché è possibile zoomarla con il classico movimento delle dita e cliccando i pallini rossi scoprire a quale punto di interesse fanno riferimento. Quindi comparirà un fumetto con il nome dell'opera e l'autore. Premendo ancora una volta sul fumetto comparirà la scheda. Tutto questo succederà in automatico se voi sarete già dentro il Palazzo Farnese, quindi avvicinandovi alle opere vi comparirà la scheda descrittiva con un'immagine, cliccando sopra andrà a schermo pieno, la descrizione testuale, e premendo il tasto in basso a sinistra potrete fruire dell'audioguida o, nel caso di un paio di punti di interesse, di un piccolo video. Se invece cercate, volete utilizzare un metodo più tradizionale di ricerca dei punti di interesse, abbiamo questo metodo che utilizza innanzitutto l'elenco degli artisti. Cliccando per ogni artista compare l'elenco delle opere, l'elenco alfabetico di tutte le opere, o se avrete già utilizzato l'app in precedenza e inserito quello che più vi interessa nei preferiti, potrete trovarli già salvati. È possibile anche, cliccando sulla lente, inserire con la tastiera alcuni caratteri di quello che state cercando, per cui il nome dell'autore o il nome dell'opera, e vi comparirà immediatamente una serie di risultati utili.
per i dispositivi Android che non supportano i beacons e se ci fosse qualche problema anche con i dispositivi Apple, abbiamo predisposto dei QR code che sono posizionati vicino alla targhetta tradizionale. Basta premere il pulsante relativo e inquadrare il QR code. Succede la stessa cosa che succede quando avete i beacons, cioè venite localizzati e vi compare la mappa sul display. Una volta che voi siete localizzati è possibile attivare la navigazione, cioè l'app vi ha localizzato in una posizione, voi avete cercato un altro quadro con la ricerca tradizionale o con la mappa e noterete che la bandierina a scacchi che prima era grigia diventa azzurra, vuol dire che siete localizzati ed è possibile attivare il navigatore. Premendola, vi verrà chiesta una conferma e vi comparirà il percorso che collega il punto dove vi trovate alla destinazione. Lungo il vostro cammino non vi compariranno più le schede, ma la vostra posizione verrà evidenziata dai segnaposto che lampeggeranno in prossimità del beacon più vicino. Potrete comunque scoprire quello che vi circonda cliccando a mano sui pallini rossi, questo per evitare di disturbare durante il percorso tutte le volte far comparire la scheda che darebbe un disturbo. Per cui noi mostriamo principalmente la rotta, poi se siete curiosi di scoprire quello che incontrate lungo il cammino basta utilizzare il sistema più manuale. Sono presenti poi, premendo il tasto info, dei contenuti legati più all'organizzazione del museo, per cui c'è la pagina delle news con di volta in volta caricati gli eventi relativi, c'è una piccola storia di tutto il palazzo che ci ospita oggi, ci sono i contatti del museo, per cui il numero di telefono, email, tutti attivi, per cui premendo il numero di telefono parte la telefonata e l'indirizzo che attiva il navigatore GPS del telefono. In più ci sono i nostri crediti per farci un po' di pubblicità e fare un po' la ruota da pavoni. Qui presentiamo IMAP nella declinazione musei. È possibile applicare questa tecnologia in tanti altri settori. Il settore del retail, il commercio, ve l'ho accennato prima, tutto il mondo delle promozioni, del couponing, delle offerte speciali personalizzate è ovviamente una frontiera ed è un mercato che riteniamo possa essere uno di quelli vincenti dal lato nostro, ma pensiamo anche alle fiere, sia per chi organizza le fiere, quindi fornire un catalogo digitale molto fruibile per l'organizzazione e per gli espositori che hanno stand molto grandi, aiutare i visitatori un'altra volta a scoprire cosa viene mostrato e cosa viene esposto in quel momento all'interno dello stand. Le banche, abbiamo avuto già qualche contatto con alcune banche, ci sono due fronti, quello di aiutare i clienti a orientarsi con i nuovi sistemi, con i nuovi bancomat interattivi che consentono di fare quasi tutte le operazioni e un sistema di questo tipo potrebbe fornire dei video che aiutano il cliente a gestire le varie operazioni oppure una cosa che va bene anche per le fiere, informare quando arriva qualche cliente importante, in questo caso la filiale, e dare al gestore l'immediata comunicazione che deve accogliere chi sta arrivando in una maniera particolarmente importante. Ospedali, nei grandi ospedali quando si deve andare a fare qualche accertamento, a trovare qualche amico è molto facile perdersi, ma anche l'università. Per gli ospedali c'è un'applicazione che stiamo pensando che è legata a pronto soccorso, per cui quando chiunque per sfortuna sua debba essere portato al pronto soccorso e ha installato un'app, quando entra al pronto soccorso un beacon sveglia l'app e chi lo soccorre è in grado di avere la sua anamnesi in tempo reale senza dover cercare nulla di diverso. Dicevamo l'università, ma tutti gli uffici pubblici in cui è facile perdersi per cercare quello che si trova. Aeroporti e anche in questo caso al di là le istruzioni per raggiungere l'imbarco, anche magari dei timer che dicono guarda che per arrivare all'imbarco impieghi 8 minuti, ne mancano 10, affrettati, stazioni, insomma, luoghi in cui c'è un gran via vai di persone, di turisti, una cosa molto simile per gli alberghi, grandi alberghi oltre alla camera offrono svariati servizi e qui potremmo utilizzare un'app di questo tipo oltre che per arrivare anche per prenotare i servizi. Gli stadi è una delle prime applicazioni che è stata fatta negli Stati Uniti. La Major League di Baseball ha mappato tutti gli stadi delle squadre principali e i visitatori entrando ricevono, fanno una sorta di raccolta punti, cosa che siamo in grado di fare anche noi per il settore del commercio, e arrivati a una soglia di punti possono ritirare un gadget presso il negozio dello stadio o fruire dei servizi del bar.
come i suoi stadi, ma potrebbero essere palazzetti dello sport, comunque eventi, luoghi che raccolgono un gran numero di persone. Ovviamente i parchi a tema, perché questa tecnologia è pensata per essere utilizzata al coperto, ma si presta benissimo anche a un utilizzo outdoor. Noi ai nostri potenziali clienti, che sono in realtà i gestori dei luoghi pubblici, proponiamo di personalizzare IMAP secondo le proprie esigenze, di integrarla ad app già esistenti, ma anche di realizzare app ex novo con tutte le funzionalità che richiedono, e di gestire noi gli aggiornamenti dei contenuti e il caricamento dei contenuti, ma il sistema è in grado far compiere questa operazione al nostro cliente stesso. Poi per il lato utente il discorso è diverso, perché l'app può essere fornita completamente gratuita come quella di Palazzo Farnese, freemium, per cui un'app gratuita con alcuni contenuti a pagamento, oppure un'app completamente a pagamento. Questa è una scelta del nostro cliente, su quale ovviamente possiamo offrire una consulenza. Oltre a IMAP, nell'anno e mezzo di vita di Ultraviolet abbiamo realizzato delle altre app che sono andate piuttosto bene, perché abbiamo realizzato il kit di primo soccorso, che è stata proprio la prima e ha avuto oltre 55.000 download, è stata al primo posto di categoria su App Store. Abbiamo realizzato, figlia un po' di questa, l'app ufficiale della Federazione Italiana Medici Pediatri, e ha raggiunto il primo posto di categoria sia su App Store, sia su Google Play che su Amazon. E Dog Diary è stata una soddisfazione, perché è stata pubblicata in home page di iTunes, evidentemente era stata fatta particolarmente bene. Oltre, ovviamente, ho elencato la Startup, lo SMAU e il Museo di Palazzo Farnese, di cui ho già parlato diffusamente. Insieme a Ultraviolet, in quanto socia, in quanto partner strettissima, Tualba, è giusto citarla perché, come ho detto prima, realizza soprattutto software per le banche e per aziende che a loro volta vendono poi i propri servizi alle banche. Hanno già ringraziato tutti, però urge farlo anche a me, urge ringraziare Palazzo Farnese, la direttrice Gigli, Daniela Tagliaferri e Francesca Fabri, tutto il personale che in questi giorni ci ha aiutato con grandissima disponibilità, soprattutto durante la fase di installazione di taratura dei beacons, sono stati veramente squisiti. Il Comune di Piacenza, tutti gli assessorati coinvolti in rigoroso ordine alfabetico, l'assessore Albasi per la cultura, l'assessore Bisotti per la Smart City, l'assessore Trasconi commercio e servizi informatici, il professor Timpo, non l'avete già visto, vice sindaco e sviluppo economico, Aldo Pasinelli, che è responsabile dei servizi informatici del Comune, e Donatella Repetti, che anche lei ha collaborato alla realizzazione di tutto quello che vedete oggi. Tualba e Ultraviolet si sono impegnate moltissimo, quindi è giusto ringraziare Bernardo Sommariva, che è l'amministratore, e Sandro Zurla per la grandissima collaborazione che hanno avuto con me in questo periodo, Davide Bonfanti e Davide Mazzoni, che sono le persone che materialmente hanno programmato IMAP per la versione Apple e la versione Android, e Claudio Cordoni ci ha aiutato a completare tutte le cose, soprattutto negli ultimi giorni, è stato veramente prezioso anche lui. Ringrazio per ultime, ma non per importanza, SC Comunicazioni, che è l'azienda che ci ha aiutato a organizzare l'evento di oggi, quindi Stefania Zunino e Lidia Pregnolato, e siccome veramente siete tantissimi vi ringrazio di cuore, perché non immaginavo di incontrare così tante persone. Grazie. Se avete delle domande siamo a disposizione, se invece non ci sono domande vi invito a scaricare l'app e a spostarvi in Pinacoteca per provarla. Non ci sono domande. Comunque sono disponibile a rispondere alle domande anche in giro, non è un problema. Grazie.